Ed ecco il secondo episodio, La Valle della Loira e i suoi castelli. A sud di Orléans, a meno di un'ora da Blois e Chambord e dai maestosi castelli nella Valle della Loira, il pittoresco borgo di Sancerre è una piccola gemma celebre soprattutto per il vino a cui dà il suo nome. La Valle della Loira è una delle regioni più famose della Francia per la produzione di grandi vini bianchi, in particolare le appellations di Sancerre e Pouilly-Fumé, situate nella zona dei vigneti centrali. Ci dirigiamo verso il primo castello rinascimentale del Duca di Souillé, situato sulla riva sinistra della Loira. Questo castello apre le porte ai castelli della Loira, a torri imponenti e un aspetto maestoso. Esso contiene stanze molto belle, dove visse il grande Sully. Un castello che storicamente ha molto da raccontare, fra storie e aneddoti di illustri personaggi. Accolse Giovanna d'Arco, Luigi XIV e Voltaire. Nonostante il suo avventuroso passato, questo castello è riuscito a salvaguardare i suoi tesori. La visita è una vera e propria messa in scena del passato, con quadri, arazzi appesi e mobili esposti. Prima di arrivare ad un altro castello, ovvero Blois, percorriamo con molto piacere uno dei tanti canali navigabili che si trovano in Francia. La Francia è indubbiamente il paradiso del turismo fluviale, con i suoi numerosi corsi d'acqua, dai principali fiumi, Loira, Senna, a canali di fama internazionale, Canal du Midi, Canal du Bourgogne. Il turismo fluviale è un invito a scoprire le regioni attraversate in tutte le loro sfaccettature, a bordo di una barca abitabile senza una licenza. Il Castello Reale di Blois è uno dei principali castelli della Valle della Loira. È classificato come Museo di Francia, con un patrimonio di oltre 35.000 opere d'arte e collezioni all'interno degli appartamenti reali dell'ala Francesco I. Si rivive passando per questi corridoi la vita di corte del Rinascimento, fatta di concerti, balli, visite, animazioni musicali e teatrali.
arriviamo al castello di Chambord, che è il più grande e più conosciuto e secondo noi il più bello e prestigioso. È stato costruito per volere del re Francesco I a partire dal 1519. Da lontano l'edificio sembra un arabesco meraviglioso ed è patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1981. È situato lontano dal trambusto, in piena natura, e sorge nel cuore di una foresta. Chambord è nato come sogno di Francesco I, che portò in Francia un gran numero di artisti, tra i quali Leonardo da Vinci. Questo castello ha delle proporzioni perfette che provocano un sentimento di maestosità. Ecco il castello di Cheverny, situato nella regione centrale della Valle della Loira. È un'imponente proprietà che appartiene alla stessa famiglia da più di 6 secoli. È sempre stato abitato e da sempre ogni generazione si impegna e si dedica con passione per preservarne la sua bellezza. Vi stupirà per la ricchezza della sua decorazione e la densità dei suoi arredi meravigliosi, straordinariamente conservati fino ad oggi.